C'era una volta un pascià che cominciava ad essere un po' anziano ed era preoccupato. Infatti aveva soltanto un figlio, di gradevole aspetto, certo, ma distratto. Sembrava che non sapesse fare altro che domande. Come lasciare il trono a un tipo del genere? Una sera prese una decisione, chiamò il ragazzo e gli disse: «Io ti voglio bene, ma la ragion di Stato mi obbliga a sottoporti a una prova. Tu andrai in giro per il mondo e tornerai fra 40 giorni. Se sarai riuscito in questo tempo a eliminare un nostro nemico, vorrà dire che finalmente ti sarai fatto furbo. E allora, quando morirò, potrò lasciarti tranquillo il mio trono». Il ragazzo uscì con la sua scimitarra, che già faceva buio. Cosa insolita per lui, si mise a pensare. Capì che la prima cosa da fare era trovare i nemici. Perciò a tutti quelli che incontrava chiedeva: «Scusa, tu sei un nemico?» «No», gli rispondevano. Non sapeva da che parte cominciare. Non aveva molto denaro con sé, ma non aveva idea di quanto valesse. A un tratto vide le tende d'un mercato in cui si spegnevano le luci. Chiese: «Chi è il vostro capo?» Gli indicarono un uomo mal vestito, ma con una sopravveste che sembrava d'oro. Gli domandò: «Devo ammazzare qualche nemico, ma non so neanche che cosa devo comprare per vivere. Che cosa posso fare con questa somma?» E gli mostrò il denaro. Il signore della sopravveste, che pareva d'oro, rispose: «Con quella somma io ti posso vendere un cavallo e ti sarà d'aiuto». E glielo vendette. Il ragazzo riflette che forse si era fidato troppo. «Ho comperato questo cavallo come se fosse magico. E come può aiutarmi se non sa neanche parlare?» «Lo dici tu?» disse il cavallo. «Salta in groppa e te lo mostrerò». Fino ad allora avevano camminato vicini perché il giovane non aveva mai cavalcato e non osava. Come fu in groppa, il cavallo partì al galoppo. Il suo cavaliere pendeva ora da una parte e ora dall'altra, finché incominciò a godere dell'avventura. «Sei magico?» domandò al cavallo. Gli rispose. Il ragazzo era un principe, pertanto non aveva assolutamente idea di che cosa si facesse di sera fra la sua gente. Vide le case in cui le donne tornavano e scoprì che esistevano anche le belle mal vestite. Cercò di capire i discorsi degli uomini che si riunivano a crocchio, ma il cavallo correva troppo forte. Ad un tratto gli venne un'idea. «Ma sai anche volare?» Come risposta, il cavallo balzò in volo. Scoprì come erano fatte le cime delle piante e le nuvole da vicino. Visto giù in fondo, il suo paese era molto interessante, però non si capiva quali fossero i nemici. A un tratto udì come una scia di voce, come non aveva mai sentito, e che pure gli sembrò familiare, come una rivelazione e un desiderio. Prima che gli parlasse, il cavallo muoveva già verso di là. C'era un castello, come non aveva mai visto, e pareva portato nella sua terra magicamente da un'altra parte del mondo. Era la voce di una principessa prigioniera. Ben se ne sem dum ida dun yo ro bi dir dum in dir dum kas maruni baba ni mi baba ni mi dir dum in dir dum kas maruni in dir dum kas maruni.
Affascinati a tratti, senza accorgersi, il giovane e il cavallo erano planati sul castello e se ne stavano seduti fra i merli. Non si accorsero che quattro guardie si erano avvicinate di soppiatto. Stava per cominciare il mattino. Appena furono arrestati, si avvicinò un uomo autorevole e anziano. Era vestito come un nobile dell'Occidente e portava una sopravveste d'oro. Il giovane gli chiese: sei mio nemico? È perché se fossi mio nemico, io dovrei ucciderti, ecco. No, rispose. Però ho molti nemici. E purtroppo anch'io non so bene chi siano. Ho rapito una principessa al Pascià Tazanur, perché con la sua voce meravigliosa attirasse degli uomini giovani e coraggiosi che mi potessero difendere. Ora ti lascio andare, ma entro 40 ore devi uccidermi qualche nemico, altrimenti ucciderò il tuo cavallo. Aveva visto i due già seduti fra i merli e non immaginava che il cavallo volasse. 8 guardie circondarono il cavallo. Il giovane si avvicinò al suo muso ed il muso si avvicinò al suo orecchio. Non preoccuparti per me. A proposito, non ti sei ancora presentato. Azim. E tu? Mustafa. Azim uscì dal castello e Mustafa volò via. Il giovane in realtà non era troppo coraggioso. Incerto su come affrontare questa storia e non volendo d'altra parte perdere contatto col canto della bella principessa che ogni tanto ripeteva le sue canzoni, girava nervosamente intorno al castello. Le mura del castello erano altissime, il canto si avvicinava o si allontanava a seconda del vento. Gönlüm hep seni arıyor.
Nere de sinsen, nere de sinsen. A un tratto incontrò un cespuglio basso, popolato di 80 occhi torvi. Domandò loro chi fossero e spiegò in cambio che lui era stato buttato fuori dal castello. Allora sei dei nostri, replicarono. Siamo nemici del signore che ha invaso le nostre terre, ma non sappiamo come entrare, dove c'è la sua torre. Andate a prendere una scala lunghissima. Io passo prima, voi salite ad uno e occuperete il castello. Fatelo subito. Salì, si mise comodo e aspettò. Man mano che i 40 uomini arrivavano, tagliò la testa ad uno, facendola cadere in una grande cesta che aveva trovato. Ora la sopravveste d'oro stava sulla grande camicia che il signore ancora indossava, oltre a una papalina rossa. Il signore aveva intuito da qualche rumore che era urgente la sua presenza. Ecco la testa di 40 ladroni, vostri nemici, pronunciò fieramente Asim, ma tenendo la cesta ancora dietro la schiena per non turbare gli occhi della principessa che gli era parso di vedere. Nemici o no, sono sempre mozze e non han parentele con l'innocenza. Ora tu puoi restituire la principessa al pascià dove l'ho presa.
concesse il signore. Già Mustafa era pronto, lì sospeso dietro a un merlo. Ne porti due? Domandò ansioso a Azim e poi arrossendo. Scusami, tu verresti con me? Tu verresti con me? Non so il tuo nome. Fatma, mormorò lei, saltando in groppa a Mustafa e lasciando ad Azim il posto davanti. Nessuno di loro tre sapeva la rotta per raggiungere il pascià numero due. Il cavallo dichiarò che aveva certi amici animali in grado di informarli per via di quel tanto di magia che ci dimentichiamo che le bestie hanno. In quel momento si avvicinò l'uccellino sgargiante, le cui piume avevano il potere di un oracolo. Saggio e generoso uccellino, mi daresti una tua piuma? No! Indicò l'uccellino con l'indice della zampa e volò via. Mustafa domandò al corvo bianco. Amico abile e gentile, vuoi dirmi dove sta Tazanur? Kra! Rispose il corvo bianco e restò immobile. Un merlo e una gazza, che stavano conversando tra di loro, fecero segno di non disturbarli. Strano, borbottò Mustafa. Ma tu capisci? Domandò Azim. Allora si udì chiara la famosa voce di Fatma. Sciocco! Io non voglio andare dal pascià Tazanur. Voglio stare con te. Ma non sentivi come, per non cadere, abbracciavo i tuoi fianchi? Non ti giungeva il palpito del mio cuore quando appoggiavo i miei seni alla tua schiena e posavo la testa sulla tua spalla? Non capivi che quando ti carezzavo la testa con la mia piumetta, con un piccolo incantesimo, rendevo la vostra domanda sgradita agli animali? Sono stata io. Azim cercò di frenare un lungo brivido e provò a chiederle con il tono di uno che si informa. Sei innamorata? Ma Mustafa aveva già virato e cominciava la discesa verso il castello del padre di Azim. Ma un cavallo volante non potrebbe andare più veloce? Domandò Azim con una voce nuova. Ma si accorse di aver esagerato. Padre, azzardò Azim con gli occhi bassi. Non sono stato tanto bravo. Ho ammazzato i nemici degli altri e son venuto a mettere al sicuro la giovane che amo. Il padre guardò il cavallo che si era ammonticchiato timidamente in un angolo. Beh, con lui ti è andata bene. Poi ascoltò il figlio che era partito troppo ingenuo su tutto il resoconto della scala e della cesta. Beh, qui sei stato furbo. Fatma, che era rimasta sempre velata, dischiuse il velo e accennò una canzone. E qui furbissimo, sussurrò il padre per non disturbare. Le nozze fra Fatma e Azim avvennero la settimana dopo e durarono 40 giorni e 40 notti.